somministrare la terapia a domicilio per persone con artrite reumatoide. Grazie al programma Sustain, che ha coinvolto 100 pazienti, è stato raggiunto il 100% di adesione alla terapia. Sono state risparmiate 2 ore e mezza di tempo dalla persona malata per ogni infusione e si è ottenuto un abbattimento delle spese per recarsi in ospedale. La nostra esperienza ha riguardato un farmaco biotecnologico che si chiama abatacept, che per le sue caratteristiche consente la somministrazione delocalizzata rispetto all'ospedale. La nostra esperienza ha coinvolto nel corso di questi 3 anni più di 100 pazienti, con risultati sicuramente favorevoli in termini di risparmio di tempo, in termini di aderenza al trattamento e in termini di vantaggi economici. I farmaci infusivi sono farmaci complessi, ma possono essere tranquillamente portati fuori dall'ospedale. Grazie ai pareri positivi di tanti clinici specialisti che hanno seguito questo nostro approccio e aziende farmaceutiche che hanno deciso di investire in questo tipo di attività, abbiamo avviato questo progetto. I risultati sono ottimi dal punto di vista della qualità della vita, ma anche molto per l'aderenza alla terapia. Si è raggiunta un'aderenza che vuol dire la corretta frequenza di somministrazione della terapia, che ha raggiunto il 99,9%, cioè noi ogni 28 giorni esatti riusciamo a somministrare il farmaco, cosa che nella struttura pubblica è inevitabilmente più difficile, sia per difficoltà organizzative della struttura, ma anche perché è il paziente a doversi muovere, quindi spesso può avere problematiche nel trasferimento, anche dovendo essere spesso accompagnato dal suo parente, dal suo caregiver. Questo ha portato due grosse conseguenze positive. Da una parte il risparmio di tempo e di denaro da parte dei pazienti e dei loro familiari che non dovevano spendere il tempo per recarsi in ospedale, e l'altro l'aspetto psicologico del paziente che si sente più seguito, del paziente che riesce quindi a fare sempre la terapia, cioè a migliorare l'aderenza alla terapia.